Avete presente quando avete l'amico cacciatore che vi passa sotto banco dei bellissimi carrelli capriolo? A voi piace la consistenza della carne, piace il sapore anche della selvaggina e del selvatico, potreste fare quindi degli scottadito, delle costolette di capriolo. Prima cosa che dobbiamo assicurarci è che le ossa sulla colonna siano state tagliate, in questo modo sarà più facile andare a dividerle. Ovviamente la parte più difficile è quella di andare a sezionare le singole coste della colonna vertebrale, però se avete fatto un buon lavoro il risultato dovrebbe essere questo qua, l'ossicino della costa con il bel lombo attaccato. Spennelliamo con dell'olio così che non si attacchino in griglia. Tritiamo delle foglie d'alloro. Naturalmente un po' di sale, qualche bacca di ginepro, un goccino di vino bianco che in cottura andrà a evaporare e rilascerà la parte aromatica. Andiamo a insaporirle per bene tutte e andiamo in cottura, naturalmente diretta. Attenzione perché essendo selvaggina non possiamo lasciarla a sangue, ma se la strapociamo diventano dure di consistenza. Chiaramente deve piacervi il selvatico e a chi piace tanta roba. E voilà!